Abettes.it, The Mountain di Rick Alverson. Rick ha girato un film fuori di testa. Dove siamo? Siamo in montagna? No, siamo in laguna alla 75esima edizione della mostra del cinema di Venezia. Siamo già un po' stanchi, siamo già un po' fuori di testa, nonostante sia il secondo giorno, e questo è preoccupante. Come anche un po' il film di Rick, perché Rick è uno che ama uno humor rarefatto, ama le sequenze, le inquadrature fisse, ama un colore un po' seppiato, un po' arrugginito, ama una certa staticità, e ama anche una certa America antica, anche quando fa dei film moderni come The Comedy e come Entertainment, che è il suo film che mi è piaciuto di più. È un regista un po' nascosto, e non è che The Mountain, in concorso alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che arriva poi in mezzo a sti filmoni che stiamo vedendo come sempre nei primi giorni, che di solito sono i giorni in cui si sparano le cartuccione. Beh, insomma, povero Rick, il suo The Mountain rispetto a ciò che stiamo vedendo in questo inizio di 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia non ci fa una buona figura. È un film un po' scombiccherato, è un film un po' strano, meno male che 106 minuti, se era 130 lo andava a cercare per la sua America seppiata, per vendicarmi con lui di questo film. Ty Sheridan è un ragazzino abbastanza catatonico, che figlio di Udo Kier, e già lì devi avere grande fiducia nell'eccentricità del codice genetico per credere che Ty Sheridan sia figlio di Udo Kier, ma quest'è. Poi a un certo punto arriva anche Jeff Goldblum, che cosa fa di mestiere? Un mestiere non proprio simpaticissimo, cioè ti lobotomizza. Tu hai dei problemi? Sei pestifero? Scalci un po' a livello sociale? Arriva lui e via, finisci come Jack Nicholson alla fine di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Siamo nell'America degli anni 50, e in un modo strano Jeff Goldblum e Ty Sheridan, il medico della lobotomia e il ragazzino abbastanza catatonico, insieme faranno un viaggio. Di questo film mi piace solamente la macchina al centro della strada, che placidamente guida e percorre lo sconfinato spazio bellissimo degli Stati Uniti d'America, con Jeff Goldblum che guida proprio al centro della strada. Perché non ti metti a destra? Bello, perché la strada è libera, e quindi lui comunque si mette al centro. È un uomo anche centrale, è un medico che è centrale, ma che non è più centrale in questo momento. Perché? Perché qualcuno mette in discussione in questa America degli anni 50 la sua pratica, la pratica di lobotomizzare le persone. È un tour, è un road movie, e quindi fa mille foto, è anche un po' macabro. Rick c'ha questo humor un po' particolare, e il film non è niente eccezionale. Diciamo che è un problema quando nel film c'è un personaggio che viene lobotomizzato, ma sembra già lobotomizzato prima della lobotomizzazione. È un errore cinematografico, cioè prima sembra lobotomizzato, poi lo lobotomizzano, e dopo, anzi, addirittura sembra un po' uno zombie, non quelli italiani brutti, sembrano zombie con un po' di trucco rosso, no, sotto gli occhi, quindi sembra addirittura più vivace dopo la lobotomizzazione. Forse questa era un'idea di Rick, mi piacerebbe parlarne con lui. È un film che parla anche di fantasmi, c'è un po' Shining di Kubrick, in un certo senso Kubrick sta tornando tantissimo, e c'è Ty Sheridan che stava in Ready Player One, c'è Jeff Goldblum che fa il mattoide, e poi c'è Denis Levan che arriva e fa quello ancora più matto rispetto a Goldblum. Quindi alla fine il film è tre attori maturi, anche un po' simboli dell'eccentricità: il grandissimo Denis Levan, il grandissimo Jeff Goldblum, l'indimenticabile e unico Udo Kier, che era nell'originale di Suspiria, e Ty. Ecco là, Ty Sheridan sembra proprio, cioè, non hai fatto un buon servizio ai millennial, perché proprio Rick con questo film dimostri che c'è una generazione di giovani veramente poco interessante, e c'è di attori giovani poco interessanti per come fa recita Ty Sheridan e per il personaggio che gli dà, e poi invece lo circondi di sti vecchi stregoni della recitazione che mi hanno tenuto abbastanza sveglio, nonostante il film non abbia né capo né coda. Voi direte, oh, ma vabbè, però buffo, no? Questi che viaggiano e il giovane assistente di quello che te lobotomizza. Ragazzi, meno male, ripeto, che è 106 minuti, e quella è l'unica cosa che lo salva.
Prima grossa delusione in concorso alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, secondo me non vince niente, non capisco perché l'hanno messo in questo momento del festival dove di solito si sparano i colpi più forti, evidentemente i selezionatori ci credevano, io no, non amo affatto, mi era piaciuto Entertainment di Rick Alverson, questo film è per me no, 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 let's go, dice Denis Levan alla fine. E se contorce, Denis Levan fa urla, a un certo punto comincia a urlare. E Jeff Goldblum spesso è embriaco e prova a rimorchiare le signore, qualsiasi persona. Nel frattempo, controcampo, Ty Sheridan fermo, immobile. The Mountain! Ciao, Bethesda!